Allora, Ale, prima di tutto questo bordello ci dovevi dare dei numeri, mi ricordo. Adesso... No, devo dare dei numeri che so, tolto vabbè le 6 vittorie in 7 partite, i 20 gol fatti in 7 partite, e la Roma ha segnato 2 gol nelle 7 partite dei Rossi più dell'Inter. E il numero vero è che la Roma 7 partite fa aveva 5 punti in meno della Fiorentina e adesso si trova 5 punti sopra la Fiorentina. La Roma stava sotto la Lazio e adesso è 7 punti sopra la Lazio. Questi sono numeri, sono numeri dati oggettivi, però vi dico pure una cosa, che il cammino è lungo, ancora non abbiamo fatto niente, la Champions non è raggiunta e le battaglie saranno tante e difficili, però ragazzi, questi sono numeri importanti. Però allora adesso facciamo un'analisi della partita. Se non erro, io l'ho vista bene, e la cosa che fa la differenza tantissimo, che poi sembra una cosa semplice, è come viene impiegato Dybala. Cioè, partiamo dalle cose facili. Come viene impiegato Dybala, secondo me... Altri argomenti, sì. Dybala. Secondo me è tutta un'altra cosa. Dybala è libero di spaziare nel campo, ha il sorriso. Con Mourinho non aveva più il sorriso Dybala, perché... No, ma sta vicino alla porta e non sta più lontano dalla porta. Ti dico la verità. Joey, perché pegò la faccia? Questa è una cosa... E anche Pellegrini... Sì. Cos'è vuol dire, Domenico... Io ti stimo tanto, io dico sempre, per me Domenico è uno dei pochi che capisce di calcio. Lo sanno. E questo è un grandissimo errore. Vabbè, ma è una battaglia facile. Ricominciamo con le cazzate, Ma uno inizia a giocare a calcio perché? Inizia a giocare a calcio no per cuore, inizia a giocare a calcio per il gusto di avere il pallone, lo strumento tra i piedi. Se tu a un calciatore gli dici di rincorrere avversari, di stare a 40 metri dalla porta, de menà, ma per quanto può andare avanti sta cosa? I giocatori della Roma adesso si divertono in campo, stanno più vicini alla porta, stanno più vicini, dialogano, giocano il pallone, se lo passano, e così tu crei il gruppo, crei squadra. Si divertono finché va tutto bene. Si divertono finché va tutto bene, per carità di Dio. Per carità di Dio, però... Però volevo sapere cosa voleva dire questa cosa di Joey, che ha detto finché va tutto bene. Sì, finché va tutto bene, finché insomma, noi abbiamo portato comunque sia con Mourinho anche 2 finali, quindi però dico finché va tutto bene, chi è che divertono queste cose. Sono io. Dicevi, scusami Joey. Dicevo che finché va tutto bene si divertono tutti. Io vedo che comunque adesso con De Rossi, adesso non so se sia un caso perché abbia cambiato modulo per mille cose, le cose stanno andando bene e vedo anche molto. È una questione dei principi, è una questione di atteggiamento, è una questione di lavoro sul campo, non è modulo 3, 4, tutte cazzate queste del modulo. Sta a dimostrare Guardiola, che ha giocato a 3, a 4, a 3 punte, 2 punte, 1 punta, 0 punte, con i difensori centrali a terzini. Il calcio adesso è cambiato, si va per funzioni, per principi, non è più il calcio statico una volta, modulo 3, 5, 2, 4. Adesso il calcio è cambiato. Dimmi com'è cambiato, sentiamo. E te l'ho spiegato. Rispiegamolo. Adesso si va per funzioni, per principi. Il calcio che faceva Mourinho era un calcio che andava bene tanti anni fa, perché oppure anche nelle coppe, perché non è che tu non puoi vincere con quel calcio là, perché lui ti porta tante malizie, il senso di comunque intimorire gli arbitri, di fare dei falli sistematici, di comunque fare una difesa davanti alla porta. Ma chi è che sta battendo il computer, ragazzi? Bella, in un certo modo con la forza fuori, davanti l'area di rigore e tutto quanto, però per fare quello che vuole fare faceva Mourinho, cioè dovevi avere in questo calcio qua, 10 anni fa no, ma in questo calcio qua veramente ci dovevi avere 22 top player, e a Roma 22 top player non ce l'ha. A Roma c'ha una squadra forte, no, come diceva Mourinho, forte per lottare per andare in Champions League.
ma non tutti i top player, mi pare evidente. Raga, chi è in disaccordo con questa teoria di Ale? Non so chi vuole dire. No, io volevo dire una cosa, non su quello che ha detto Alessandro, ma volevo dire una cosa perché le chat alcune volte si fanno veramente pesanti. Se mi permetti, Manfred, volevo fare un appunto. Allora, siccome ci stanno tanti fenomeni da tazziera che ci invitano... No, con chi ce l'ha? No, non mi parlare, però, Manfred, con nessuno dei presenti. Ah, meno male, pensavo che... Adesso... Ci stanno sti fenomeni che ci augurano il cancro, che ci augurano il morifetto. Sì, e poi ti faccio vedere i chat, ci augurano il cancro, ci augurano di morire presto, di stappare a bottiglia la nostra morte. Allora, io voglio dire una cosa... a sti leoni da tastiera, no? Che so, a parte c'hanno un cervello così. Vabbè, però lei mi poi, sa che sta... questo sì. No, ci sì, esatto. Sta deviando l'argomento, cioè io... se mi fai fare sta appunto, se mi permetti di fare sta appunto. Grazie, Manfredo. E poi un'altra cosa, se io ho amato Mourinho e amo Mourinho e non rinnego Mourinho, non è detto che io non amo Roma, regà. Bravo. Questo è il messaggio per sti fenomeni. Così, a prescindere da posso... chi ci sia in panchina, romanisti, ti siamo Roma, appunto. Anche posso... perché i video della reazione dei Go alla partita di oggi, non esultate. Sentiamo Emiliano. Posso dire una cosa Emiliano, da lì che... sono arrivati gli hater o è ancora presto? No, sono arrivati, ma purtroppo fa parte del gioco e quindi non è che può piacere a tutti. Che si debbano no, fa parte, non si devono sentire autorizzati, anzi. A me non fanno né caldo né freddo. No, ma per carità, a donna è il più bersagliato. Sì, oggi è stato parecchio bersagliato. Allora, no, io vorrei dire una cosa, che sfatiamo il mito che i laziali o i romanisti, non lo so, guardano la partita della Roma o degli avversari. Io la Roma oggi l'ho guardata e la guardo quando la guardo. E devo dire una cosa, la Roma gioca a pallone, ragazzi. La Roma, da quando c'è De Rossi, gioca a pallone, gioca col terzo uomo, passaggi stretti, entrano in porta, si divertono. C'è un dialogo pazzesco però diciamo la verità vera, la Roma davanti c'ha Dybala, Lukaku e oggi si sta riprendendo i punti che non ha preso prima. Cioè la Roma, secondo me, ha un organico per stare dove sta in questo momento. I punti li ha persi prima con Mourinho. Cioè, ragazzi, tu dici questo è andato che fatto. Questa classifica dove... potrebbe arrivare anche quarta, è giusta. Ma la Roma doveva stare al posto del Bologna a giocarsela col Napoli, la Lazio. No, te lo dico io, guarda, veramente, voglio parlare serio? No, io sono serio. La Roma, con un allenatore come De Rossi, se la prendeva dall'inizio, la Roma stava con Juventus e Milan. Ragazzi, però non è purtroppo la contro riprova non ce l'ho, perché non ce l'ho, ma Roma stava con Juventus. No, Ale, scusami, non ho capito bene, voglio solo cioè secondo te la Roma, se aveva De Rossi dall'inizio, secondo me con De Rossi la Roma stava con Juventus, Ale, e Milan. Posso dire una cosa? Io solo una cosa, ragazzi, solo una cosa voglio dire. Scusa, solo una cosa, questo tipo di dichiarazioni che sono tue, ok? Sono parte di te, sono una tua caratteristica. Sono queste, sì, è giusto, infatti, però sono queste tipo di dichiarazioni che forse alcune volte portano poi il contraddittorio in maniera esilarante, come è successo prima, no? Perché tu dici con De Rossi eravamo insieme alla Juventus e il Milan, oppure dovevamo iniziare con 9 vittorie, una cosa del genere, no? Più o meno. No, io ho detto, secondo me il calendario da Roma era... Ok. Allora, raga, famo tutti TikTok, è normale che era per ide, per fare contenuti, per andare in hype e tutto quanto, però io lo pensavo che Roma aveva un calendario che doveva essere lanciato in quella maniera lì, poi magari era... eccessivo, perché era il video, era per ide, raga, è come quando ho fatto campioni del mondo dopo la conferenza. Parliamo di questo. Tu sei d'accordo con quello che dice Alessio? Ci sarebbe una risposta da Alessio, ci sarebbe una risposta a quello che ha detto il TikTok ad Alessio. I pensieri, secondo me, sarebbe stato così: se facevi la preparazione e partivi con De Rossi, era quello che dicevi te. Ti ho detto, se in teoria per me la Roma doveva fare così, poi non l'ha fatto. E attenzione, non è rinnegare, spiego, non è rinnegare quel che c'è stato e quel che di buono ha portato, perché non è che è stata tutta monnezza, ci mancherebbe altro. Però con un allenatore moderno,
come De Rossi, con una preparazione fatta bene, dove ti alleni due ore e mezza al giorno e non un'ora, e l'altra ora e mezza la fai su yacht. Tante situazioni si sono verificate che poi, tra notizie, cose che si costanano sul campo, tante robette ne uscirà fuori. Allora, sto discorso è pure Falezio, che ha fatto Alessio il TikTok, magari poteva essere buono, sì, ma con allenatore. Vabbè, posso dire una cosa, Ste? Che se vuol allora dire... Allora, i giocatori della Roma si stanno anche valorizzando per il gioco che è quello facendo. Ma io ringrazierò sempre Mourinho, io l'ho detto, io ringrazierò sempre Mourinho, perché comunque è stato un personaggio che per certi versi ho amato e poi odiato, però comunque mi lascia un ricordo e mi ha lasciato qualcosa. Io ti ricordi stasera andati a Budapest insieme, io sì, dicevo sì, per il bene della Roma doveva essere l'ultimo anno di Mourinho, anche per Mourinho. Lui è voluto rimanere, la società non poteva mandarlo via per ovvie ragioni, dopo la finale, quello è successo Taylor, il ingaggio e tutto quanto, ma i Frecchini già non lo sopportavano più dall'altro anno, 100%. Però dove andare via e la Roma doveva ricominciare un altro calcio, un altro ciclo. Purtroppo siamo andati troppo tardi, speriamo che alla fine De Rossi ce la farà, ma il ritardo è tanto, 29 punti in 20 partite, andare in Champions League è mezzo miracolo, lo dobbiamo dire. Se calcoli che ci può arrivare anche la quinta, è molto fattibile, no, come cosa. Però devi fare una quasi 70 punti almeno per stare tranquillo. Posso farvi una provocazione, ragazzi, sincero, è possibile che adesso la Roma stia giocando come sta giocando perché sto cambio modulo ha spiazzato un po' tutti quanti, anche gli altri allenatori, quindi sono quasi imprevedibili. Cioè, la Lazio va a giocare da una parte e sanno che modulo c'ha Sarri, e bene o male è inquadrata. Possibile adesso che voi avete sbagliato le carte? Attenzione! Oh, finalmente! Inizia a muoversi qualcosa, perché With Napoli, grande With Napoli, regala 5 abbonamenti. I primi 5 With, non uscire, non meno, uscire perché c'è Mimmo stasera. Meno 60 al ritorno di Mimmo, signori. Meno 60, prego. Non so chi ho interrotto. Scusami, a me no. Ma stavo dicendo che soltanto l'imprevedibilità di questo nuovo gioco in qualche modo abbia sparigliato le carte. E quindi anche chi vi affronta. Tu dicevi del nuovo modulo, se non erro. Ma io credo che la Roma sia più propositiva rispetto a prima a livello offensivo, e che gli individui che si sono ritirati su, esempio Pellegrini, esempio Paredes, stanno facendo la differenza. Sì. Gente che prima era diventata roba tipo fantasmi in campo. Stiamo parlando dei centrocampisti, stiamo parlando di Pellegrini, che deve essere l'uomo più importante insieme a Dybala e Lukaku, Kaiser, che non c'è stato. Ma il discorso non è tanto quanto il modulo, è quanto quello che danno i giocatori. Cioè, i giocatori stanno dando il 100% di loro stessi, hanno delle qualità che negli ultimi anni non c'erano più. Perciò adesso, giocando a pieno delle loro possibilità, diventano loro stessi imprevedibili, non l'imprevedibilità che dà la possibilità di un modulo o di un allenatore che guarda a giocare la Roma. Sono proprio i giocatori stessi che sono giocatori bravi, cioè lo stanno dimostrando, che non lo hanno dimostrato per tanto tempo, e al pieno delle loro possibilità, loro danno l'imprevedibilità stessa, perciò sono loro che creano le diverse occasioni durante la partita. Attenzione, grazie a Peppe J per i 3 abbonamenti. Abbiamo cacciato via Emiliano per un po' per una richiesta di With Napoli. Vediamo quanto. Prego, Joey, prego. Allora, With, però, spinga. No, ho detto benvenga l'imprevedibilità, perché comunque adesso molti giocatori che prima, come dicevate, vedevamo un pochino più spenti, ora li vedo un pochino più sprintosi. Ad esempio, diciamo nelle ultime partite avevo visto morto anche un pochino anche Lukaku, io. Parere personale, ovviamente. Ma tu parli con De Rossi, vero, verissimo. Nelle ultime partite di De Rossi e le ultime partite di Mourinho? De Rossi. Oggi non so perché l'ho visto un pochino più sveglio. Poi, attenzione! Oh, finalmente. Attenzione, il buon With Napoli regala 5 abbonamenti per cacciare Emiliano, altri 5 minuti, 5 per ogni 5 minuti. Allora, sì, cacciamo Emiliano o chi vi pare a voi ogni... Io posso dire una cosa, però nessuno se ne è accorto, che qua parliamo del bel calcio, tutto quanto.
però De Rossi ha saputo cambiare già tante volte, passare alla difesa a tre, chiudersi anche di dietro dopo essere andato magari in vantaggio di più di qualche gol, mettersi a specchio col Torino. Io credo che De Rossi poi va dato atto che se i giocatori stanno dando il 100% è anche perché li ha presi nella testa. Ma De Rossi ha rimesso il centro del progetto. Io volevo fare una domanda a Stefano. Volevo fare una domanda anche a Stefano. Prego, prego. Volevo fare una domanda a Stefano e ai romanisti. Cioè, a parte le battute Mourinho, De Rossi, ma è stato veramente più il fatto che se n'è andato Mourinho che la Roma si è liberata, o è veramente la mano di De Rossi? Perché io un'idea me la sono fatta e poi la dirò nel mio privato. Credo che la Roma era morta, la Roma di Mourinho era morta a Budapest. Roma di Mourinho è morta a Budapest. Cosa ne pensate? Vai, è morta a Budapest con quello che ci hanno fatto. Però bello mio, ti dico una cosa, ma tolta, sì, a parentesi Europa League, ma il campionato era quasi sempre lo stesso, non è che avevi fatto chissà che il campionato, c'è morta a Budapest. Ma no, non credo, lo sai perché? Se analizzi le partite, ne ha fatto un gol in trasferta, non hai vinto una trasferta, sei andato in finale grazie a Resistenza, al calendario, va in finale perché da Corsiviglia sappiamo tutti quello che è successo, ma non è che hai dominato Corsiviglia, Corsiviglia. L'unica squadra che ha fatto la partita, se non manco ci hanno rubato la finale, è finita. No, hanno rubato, ma non hai dominato. Io stavo a Budapest, sono stato 45 minuti. L'unica squadra che ha fatto la partita, ha tanto fatto che il coso siamo fatto da soli. Non torniamo a Budapest, torniamo a partita. Percentuale, i meriti di De Rossi e quante percentuali? Ecco, bravo Donno, cerchiamo di arrivare a quello che è il pool. Ma io, scusate, io prima ho detto avvantaggiato non tanto per i punti in classifica, ma per avere in campo giocatori come Dybala e Lukaku, che di certo, secondo me, con lui in panchina non penso li avremmo avuti. Sì, no, anche questo è vero, anche questo è... Prego, Asso, prego. Cerchiamo di essere un po' più snelli, un po' più marzo 2024. Diciamo che, Don, il discorso è semplice. Il lavoro che sta facendo De Rossi da un mese e mezzo, da quel 15 gennaio ad oggi, mi sembra che sia, insomma, il riflesso di quello che poi si vede sul campo. Dire che De Rossi abbia trovato un percorso apparecchiato e ritrovarsi una Roma così, perché ha ereditato un qualcosa da chi c'era prima e lui ha dovuto solo mettere un qualcosina in più, mi sembra un po' riduttivo e un po' offensivo verso un allenatore che è arrivato in punta di piedi con il rischio di giocarsi probabilmente in negativo la sua carriera, perché lui ha un sogno, quello di diventare un allenatore affermato, e si è messo in discussione. Ma lavoro che ha le qualità per essere un grandissimo allenatore? Presto per dirlo, però ti dico la verità, Manfè, presto per dirlo, però se il buongiorno si vede dal mattino, no? Sicuramente potrebbe diventare un buonissimo, un bel allenatore. Diciamo che l'inizio non è stato così meraviglioso, Daniele, adesso con cui oggi la Roma ha fatto... Che volevi fare? Pazienza, Asso, sperare che le prime due settimane di lavoro... Sono state, io me le ricordo ancora bene, arriva di mercoledì, fa un allenamento, rifiniture e giochi col Verona. Quindi su che questo con Stefano, Emiliano, mi dispiace, ma... Cioè, no, ma no, io parlavo delle presenze, io parlo della spalla, non parlo della Roma. L'ha detto Nengolan che è stato un giocatore sulla spalla, l'ha detto anche quello che era, mi sembra, il direttore sportivo, adesso non ci sta più dalla spalla. Non gli è stato dato nulla a livello umano per metterlo in posizione. Ma gli hanno trovato ad accettare la lui alla spalla, secondo me. Esattamente.